la classifica Palermo 30 punti, Brescia 27 punti, Pescara 26 punti, Padella 23, Pula Corona, Benevento, Perugia 22, Spezia 21, Brescia 27 punti, 20 punti, Cremonese 19, Pescara 15, Cortoneca 13 punti, Foggia 13 punti, Padova 11, Pisa 11 punti. Dopo aver letto la classifica di tutti, andiamo a parlare di questo giorno e lo sarebbe con il nostro ospite, Domenico Calabro. Ciao Domenico. Ciao Domenico, anche da un saluto e da tutti. Ciao. Buongiorno a tutti. Allora Domenico, inizio subito io a mettere parla la cuoia che mi dice. Allora, il Foggia finalmente è riuscito a vincere 3-1. Che cosa è successo in questo video di giorno? Mi devi dare anche le partite precedenti. Beh, ci sono due persone che questo può essere successo. Non è che potrebbero rendere un più un altro di 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 un alt
detto questo, e penso che questo sia diciamo, la strada giusta per il centro, e soprattutto all'interno di questa domanda non è posto l'altro risultato. Galano rischierebbe forse di avere meno spazio di quanto previsto in questa stagione. Come penso appunto che prima o poi le scavate, adesso i punti intanto che siano quasi maturi. Se non porterò un regalo da Bonatale, non aspettiamo la Bonatale, no? Sempre, ovviamente, al di là della battuta. Volevo svolgere, adesso un attimo, ricordo anche al calcio della nostra provincia. Domenica c'era questa partita tra il Tiziano e il Semignola, insomma, una partita davvero importantissima, perché il Semignola, che ormai era a due punti dalla capolista, poteva dire che giocando fuori casa è un risultato che la cosa è presto, quantomeno di, se non di agguantare e superare il Tiziano, quantomeno di tenersi nei propri palazzi. Però purtroppo è arrivata una partita anche abbastanza rigorosa. La definitiva esclusione di questa storia. Thank you.
stare in questo video, diciamo questa partita, se ci sia giusto, poi ci auguriamo di sport. Per un po' di tempo non due considerazioni. La prima è il plauso ai tifosi del Foggia per quello che è accaduto, insomma, l'abbiamo visto tutto con i nostri occhi, nella gestione, per quella manifestazione di rispetto che fanno nei confronti di un tifoso che non è stato purtroppo apposta la vita durante il lancio da Trevello, sta facendo così, abbiamo visto. Un comportamento, quello degli altri tifosi, che è stato sottolineato su tutti i soldi, è stato anche da tifoserie teoricamente, tra virgolette, venuto nel Foggia, quindi sono arrivati complimenti da Bari, da Berlino, addirittura anche da Salerno. Thank you.